Caterina Amato, dirigente scolastica Istituto Comprensivo Mario Rapisardi di Canicattì, i bambini della scuola dell'infanzia, questa mattina siamo stati al plesso Petrella, ma è stato fatto anche negli altri plessi dell'infanzia, stanno facendo la vendemmia ed è una cosa bellissima vedere bambini così piccoli che sgrappolano e pestano l'uva. Sì, è una cosa veramente bella. Oggi è toccato al plesso Petrella perché comunque si sono scaglionati nell'arco della settimana in modo insomma da poter coinvolgere un po' tutti i bambini anche con un certo ordine. E la vendemmia per noi di qualche generazione fa è una cosa conosciuta alla quale sicuramente abbiamo partecipato nelle campagne dei nostri nonni. Oggi per i bambini è una cosa sconosciuta anche in una realtà come Canicattì, che per vocazione è appunto un paese in cui l'uva Italia è così nota. I bambini hanno seguito questo percorso comunque nell'ambito della didattica laboratoriale, che è quella che ispira tutto il lavoro della nostra scuola dall'infanzia alla secondaria, tant'è che quest'anno proprio alla scuola secondaria abbiamo adottato la DADA, la didattica per ambienti di apprendimento, che appunto è basata sull'utilizzo di una didattica laboratoriale all'interno delle aule tematiche, o per meglio dire delle aule laboratorio, per cui questo percorso inizia con i piccoli che apprendono cosa vuol dire trasformare, apprendono qual è il ciclo delle stagioni e quello che avviene appunto durante le varie stagioni direttamente con il fare. Le insegnanti sono state eccellenti per la loro inventiva, la creatività e anche la capacità di riprodurre un piccolo vigneto, come si è visto e si vedrà nelle immagini. E i bambini hanno potuto fare questa esperienza che sicuramente resterà indimenticabile. Quanto è importante inculcare le tradizioni ai bambini? È una cosa che va fatta perché quelle sono le nostre radici, danno il senso del nostro esistere, il senso della nostra cultura, che non dobbiamo mai dimenticare, cultura non solo canicattinese ma proprio la cultura siciliana. Tra l'altro, oltre a vederli all'opera, è stato bello anche vederli vestiti proprio da contadinelli e contadinelle, comprese le maestre. Sì, sì, perché non hanno trascurato nulla, anche quello è stato un rievocare le antiche tradizioni, quindi diciamo si sono toccati i vari ambiti, da quello dell'uva che viene trasformata al ricordo dell'abbigliamento di una volta, quindi delle donne contadine che impiegavano il loro tempo in questo periodo in campagna. E oltre alla vendemmia c'è anche un bellissimo tavolo addobbato che vedete nelle immagini con tutta l'uva e il prodotto finale. E certo, perché poi quello è il frutto della nostra terra, lo chiamiamo così, per i bambini insomma è bello vedere tutto da quando nasce, perché hanno comunque fatto uno studio su quello che è proprio l'inizio della nascita del frutto fino alla raccolta.